Ogni mese il problema si presenta puntuale come un orologio svizzero. Il comune non paga, Messina Ambiente si ferma. Succederà anche questa volta, già da domani si rischia di andare incontro ad una nuova emergenza rifiuti. Lo comunica il commissario della partecipata Armando Di Maria, che è riuscito a pagare gli stipendi ai suoi lavoratori ma che non ha più neanche un centesimo in cassa per fare altro. Ieri, spiega il liquidatore, sono state trasferite da parte del lato 3 950.000 euro che appunto sono bastati appena per pagare gli stipendi netti, così come è accaduto anche il mese scorso. Restano naturalmente da pagare sugli stipendi i contributi previdenziali, le imposte, le tasse, le finanziarie e le quote inerenti il TFR. Un servizio però non si manda avanti solo pagando le mensilità ai lavoratori. Alla porta ci sono i fornitori e non potendo soddisfare le loro esigenze, già pesantemente aggravate dai mesi scorsi, il servizio è destinato inevitabilmente a fermarsi. Sono state già sospese le forniture di carburante, il problema gasolio è ormai una costante delle difficoltà di Messina Ambiente. I mezzi avranno autonomia fino a questa notte, dopo resteranno in autoparco. Anche i viaggi in discarica della ditta che effettua il 50% dei conferimenti affiancando i mezzi della società di Via Dogali sono stati sospesi. Fermi ormai anche le officine e i fornitori di materiali indispensabili all'espletamento del servizio. E come se il quadro non fosse già abbastanza nero, si aggiunge la chiusura della discarica di Mazzarrà per vento dalle 8.30 di questa mattina. Domani, giorno festivo, il sito resterà chiuso parzialmente. Domenica 28 è prevista la chiusura totale per manutenzione, ancora chiusura parziale il 1° maggio. Tutto ciò comporta da subito l'impossibilità di svolgere il servizio di raccolta, cercando comunque di garantire servizi essenziali e quindi da domani vi sarà una grave emergenza igienico-sanitaria.